E ci troviamo presso il Cineteatro Edoardo De Filippo per il concerto di fine anno del Liceo Musicale Alfonso Gatto. Ragazzi, a tutti i concorsi ai quali hanno partecipato, ricordo per esempio il concorso internazionale di Sapri, il concorso di Matera, hanno riscosso dappertutto successo e riconoscimento, come si dice, di pubblico e di critica. Hanno avuto ben 8 primi premi assoluti al concorso internazionale di Sapri e anche un grande primo premio al concorso di Matera, per cui stasera sarà sicuramente un'emozione particolare sentirli dal vivo, perché come ha detto il grande compositore Ozio Bosso, la musica è musica solo se si costruisce insieme. Ogni volta che loro suonano, non suonano solo i loro strumenti, ma vibra anche la nostra anima e tutti insieme attingiamo una dimensione, a un percorso che solo loro, grazie alla loro arte, al loro coraggio, alla loro bravura, al loro talento, possono evocare. Per cui un concerto è sempre un'operazione creativa per tutti, non si esce mai uguali a come si è entrato quando si assiste ad un concerto, e sono convinto che anche questa sera i nostri ragazzi e le nostre ragazze daranno a tutti questa particolare emozione che solo la musica può dare. Ok, grazie. Questo è il quarto concerto di fine anno del Liceo Musicale Alfonso Gatto. È un liceo che dal prossimo anno sarà al completo, perché avremo tutte e cinque le classi. Ormai è un evento per la nostra città. Si esibiranno tutti i gruppi da camera, l'ensemble di percussioni, di sassofoni, di chitarre, di archi, l'orchestra Fiati e l'orchestra del Liceo Musicale Alfonso Gatto, che quest'anno ha vinto due concorsi internazionali molto importanti. Primo premio assoluto al sesto concorso internazionale Carlo Agresti di Sala Consilina e primo premio al concorso LAMS Matera 2019, Capitale Europea della Cultura. Come hanno lavorato i ragazzi in questi giorni? Hanno lavorato tantissimo, perché hanno avuto anche le certificazioni delle competenze di primo e secondo biennio e hanno fatto anche tante prove per questo spettacolo, non solo nei mesi precedenti ma ovviamente anche negli ultimi tempi. Un evento musicale che come tutti gli anni si ripete. Anche quest'anno è il quarto anno che abbiamo il liceo musicale nella nostra città, fortemente voluto non solo dall'amministrazione comunale, ma come prosieguo di quello che già nelle scuole medie abbiamo visto il 30 maggio, uno spettacolo meraviglioso fatto dai ragazzi delle classi musicali della Gino Rossi Vairo. Quindi un continuo, diciamo, di quello che è stato già la scuola media musicale. Oggi abbiamo la fortuna al quarto anno di avere anche il liceo musicale in stretta collaborazione con le scuole medie. Infatti il 30 maggio, in questo spettacolo che è stato veramente magico, lo possiamo definire magico, c'è stata anche una stretta collaborazione con i ragazzi che frequentano il liceo musicale, sia come canto che come strumentistica.